Sono Franco Gionco e sono qui per guidarvi nel nuovo viaggio del club Dacia on the Road speciale Duster. Punto di partenza è Cervinia, in Val d'Aosta, capitale mondiale dello sci e dell'alpinismo. Con i più moderni impianti di risalita raggiungeremo un paesaggio di ghiaccio unico al cospetto di Sua Maestà il Cervino a 4.000 metri d'altezza. Da qui inizieremo una magnifica sessione di sci internazionale a cavallo tra Italia e Svizzera. E infine scopriremo il fascino incantato di Chenei, un paesino d'altri tempi a 2200 metri d'altezza, il più alto delle Alpi. Dai, seguitemi! Una piramide perfetta, con basi massicce piantate nella roccia e la cima slanciata verso il cielo. Il Cervino, da molti, è considerato il più nobile scoglio d'Europa. La montagna per eccellenza, alta 4.478 metri. La sua mole blocca i raggi del sole presto nelle buie giornate invernali di Breuil-Cervinia. È in questo scenario che i soci del Club Dacia on the Road speciale Duster inizieranno una nuova avventura. Lo spazio infinitamente bianco che circonda Breuil-Cervinia inizia a 1524 metri a Val Tournanche, fino ai 2480 metri di Plateau Rossin, sfiora i 4000 del piccolo Cervino, si arrampica sulla vetta più alta del Cervino, fino ad arrivare a Zermatt, sul versante svizzero. Un comprensorio internazionale di sci che si distingue per l'innovazione tecnologica degli impianti. Una tradizione che risale al lontano 1934, come testimoniato dal museo intitolato Una montagna di lavoro. Siamo nella stazione di Plateau Rossin a 3500 metri di altezza al confine con la Svizzera. E siamo all'interno di questi locali, le vecchie stazioni delle funivie appunto del Plateau Rossin, dove è stato allestito un museo e dedicato appunto a tutte le maestranze della Cervino Spa che hanno lavorato a partire dagli anni 30 per lo sviluppo appunto di questo comprensorio sciistico. Era il marzo del 1939, fu inaugurata la funivia di Plateau Rossin, che all'epoca era la funivia più alta, più lunga e più veloce al mondo. Il tempo di affrontare a tutta velocità la neve è arrivato. 350 km di piste tra Italia e Svizzera attendono i soci del Club Dacia on the Road speciale Duster. Fantastica, bellissima, eccezionale. Poi è la prima volta che scio così in alto, quindi davvero è spettacolare. Cervinia rimane sempre un'eccezione per quanto riguarda lo sci primaverile e lo sci autunno di primo inverno. È un'eccellenza unica sulle Alpi. Poi quest'anno siamo particolarmente fortunati perché abbiamo un clima talmente favorevole che ci permette di sciare dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 5 in condizioni ottimali. Siamo a sopra Zermatt, la neve è stupenda, diciamo che anche il panorama è stupendo, La giornata è stupenda, più la di così. È bella. Siamo a sciare sul Cervino e non ce l'ho mai stata, è veramente fantastico sia come comprensorio, come paesaggio, come neve. Abbiamo la fortuna nel gruppo Dacia in queste due giornate, abbiamo la fortuna di sciare con Egidio Sartorelli che ci sta insegnando pazientemente un pochino a sciare, quindi doppia fortuna.
Gruppo fantastico, molto carini, tutti disponibili e guardate il cielo, è fantastico, non si può dire nient'altro. Adesso ragazzi, un attimo di attenzione, tutti a 4.000 metri di altezza sul piccolo Cervino. In realtà non è 4.000, è 3.009 qualcosa. Se facciamo qualche salto con la mano tocchiamo il cielo dei 4.000. Andiamo? Arrivati in Svizzera, una rampa di scale porta quasi alla vetta del piccolo Cervino. Il belvedere più alto d'Europa offre uno scenario a 360 gradi sulle Alpi svizzere, francesi e italiane. Siamo in paradiso, veramente bello, sia il tempo sia la neve, la compagnia. Meraviglioso essere qua su, 3.900 metri d'altezza, circondati da quasi 84.000, quasi praticamente tutti i 4.000 delle Alpi. Gli occhi si fermano laggiù sull'Oberland Bernese, sul massiccio del Monte Rosa, il re delle montagne di Cervino, il Monte Bianco, la montagna più alta delle Alpi, il gran paradiso. I record non finiscono qui. Scendendo nel cuore della montagna, si entra per 50 metri nella grotta ghiacciata più grande e più alta del mondo. Ci troviamo nella grotta di ghiaccio, la più alta delle Alpi, perché anche qui stiamo sfiorando i 4.000 metri d'altezza. Ma in questo momento preciso stiamo veramente entrando nel ventre di un ghiacciaio. Questo è un crepaccio naturale. Si torna a sciare al cospetto del Cervino. I soci del club Dacia on the Road si ritrovano sulle piste pronti a gustarsi gli ultimi scampoli di luce di questa indimenticabile giornata. La notte arriva presto e si porta ancora con sé la magia di un incredibile cielo stellato. Il giorno dopo, i soci del club affrontano gli sterrati che circondano il Cervino. Si parte alla scoperta della natura della Val d'Aosta. Il lungo convoglio di Duster non passa certo inosservato. Si raggiunge un luogo senza tempo. Chenay, il minuscolo agglomerato di case lontano dalla civiltà. Da qui l'escursione prosegue con le ciaspole. Il gruppo attraversa boschi innevati e distese di ghiaccio, sempre sotto lo sguardo vigile del Cervino. I Duster scendono a valle. Il lungo viaggio del club Dacia on the Road alla scoperta della Val d'Aosta si chiude ai piedi del Cervino. I soci si danno appuntamento alla prossima avventura per andare alla scoperta dei luoghi più sfacciatamente unici dell'Italia.